pure per questioni gravi, anzi direi gravissime, io mi ritrovo qui dinanzi a voi a parlare. E questo perché, al contrario dei miei predecessori, io parlo soltanto quando la mia parola costituisce un fatto. E signori miei, il fatto è gravissimo. Il signor Valentino, non contento della lezione da me impartitagli, ha deciso, stolidamente aggiungerei, di ostacolare il normale percorso della giustizia e di frapporsi tra me e il ruolo a cui ho deciso di assurgere. Ma questo, signori miei, non è neanche il più grave dei crimini di cui il signor Valentino si è macchiato. Vedete, il signor Valentino, un impenitente criminale, è anche un traviatore, un pervertitore della nostra migliore gioventù. E sì, mi riferisco in particolar modo al signor Twin detto Taoma. Voi lo conoscete probabilmente anche come il fratello di Pan. Al contrario del suo fratello, io nutrivo ancora delle speranze per il giovane Taoma, ma come sovente accade, la gioventù di oggigiorno decide di prendere come esempio un riferimento sbagliato. Quello che per il signor Taoma rappresenta il signor Valentino è un esempio di alcolismo, di tabagismo, di utilizzo di sostanze e di relazioni occasionali al di fuori del vincolo sacro del matrimonio. Con rammarico voglio aggiungere una nota di disappunto. Mi pare che anche da voi venga una certa simpatia a queste tematiche, ma non vi preoccupate, per il signor Taoma c'è un esempio migliore da seguire. E sì, il sottoscritto può essere un esempio molto migliore del signor Valentino. E il signor Taoma finalmente realizzerà il suo potenziale e sì, diventerà un giovane come quelli della miglior gioventù che ha reso grande questa società e questo paese. Ma ho un messaggio anche per il signor Valentino direttamente. Io conosco l'arroganza dello straniero che certamente non ha studiato la nostra lingua e quindi lo dirò nel suo idioma. Mr. Valentino, if you really are to Taoma the friend that you say you are, the best course of action for you is to leave this country immediately. Oh.
Naoma si è stancato, Naoma si è stufato, adesso basta parlare di lui. Abbiamo sentito, Wave dice che Valentina è un pessimo esempio per Naoma. Beh, ma sarà a lui decidere, sarà a lui stabilire chi e cosa vuole essere. E allora ha il coraggio di presentarsi al cospetto del campione italiano quest'oggi, Naoma Twin. Si prende il suo tempo, si gode il suo flow, come ama, come adora. Hai qualcosa da dirmi, Toma? Prego. Sai, Wave, sono molto, molto colpito che tu abbia raggiunto il tuo obiettivo con quel titolo in mano. Sai, sento parlare tanto di giovani, giovani qua, giovani là. E poi arrivo a te. Il succo del tuo discorso è che ogni giovane dovrebbe seguire il proprio eroe, giusto? Quello che... Però mi sfugge una cosa. Come faccio io, che sono giovane, a seguirmi del mio proprio eroe, come potresti essere tu, ma che mi parla di stupefacenti, alcolismo, ma davanti a delle telecamere con delle famiglie, dei bambini dietro? È proprio questo che devo fare. Sai, Wade, il problema non è Steve Valentino. Il problema sei tu! C'è Steve! Attenzione Steve! No! Steve prende! Colpisce Naoma! Colpisce Naoma! E Wave! Wave! Sbatte fuori Steve! Un errore qua! Un errore clamoroso! Ma no! Wave! Anche Wave su Naoma! Anche Wave su Naoma! Anche Wave su Naoma! Attenzione qui! No! Di nuovo Steve entra! Ma qui! E poi è Wave! È Wave! È Wave che se ne va! È Wave che se ne va! Ma Naoma è stato colpito prima da Steve, poi da Wave. Qui Wave dà la colpa a Steve Valentino e Naoma è distrutto. Entrati nella Rumble di Just Fight, la prima, e poi addirittura, beh, nel primo match a Tuesday Night System dei BBB contro gli allora Love and Thunder. Quindi quanta storia tra te e Nico Inverardi. Esatto, Gibber. Intanto vediamo una stretta fra i due, segno di sportività e rispetto. E allora siamo prontissimi a questo che promette di essere un grande, grandissimo match. Inve contro il Jay, si parte a centro ring e il Jay finisce in una presa da parte di Inverardi. Qui Bonjo c'è tanta tecnica. Esatto, eh? Qui c'è anche una piccola fase di studio, ho visto il Jay Cleary assaggiare già
il modo di fare wrestling di Berardi, certamente un modo molto duro, ma anche CJ Cleary non è da meno e... oh cazzo, non ci capisco nulla. Lo no. Porta giù, conta due, Giulia Lucchesi. Molto, molto veloce, molto veloce. Ecco. Sì, poteva finire. Berardi già fa vedere già qualcosa che ha fatto vedere nel match con me, ma ok, non lo possiamo dire. Attenzione qua, LJ è buon... anticipa Berardi. Buongiorno, la tua presenza mi sconvolge. Stavo chiamando Inverardi Buon Giovanni. Così. È già il secondo match che siamo accanto e boh, spero che ti stai un po' abituando. Ti stai contagiando, sì, ma non quanto contagi il G, che quando si vede muore, ma quello è un altro discorso. Ma torniamo al match perché qui i due ci stanno andando dentro e LJ Cleary. È molto confidente, lo vedo molto confidente. Eh sì, è pronto, è rilassato, ma anche sì. Imbe non è da meno, non vede l'ora. Sappiamo Imbe sempre alla ricerca di una grande sfida per lui, l'ha trovata nel Jay Cleary questa sera. Esatto, però Nico Inverardi ha più un modo, come dire, come giocatore di scacchi di fare wrestling, mentre Jay Cleary è leggermente più rilassato. Cosa che non è rilassata però questa presa, quindi bisogna avere delle forti gambe della schiena. E Jay Cleary va over. La porta giù allora e poi va a torcere la caviglia. Inverardi saprà quanto fa male questo perché sì. Di solito lo infligge lui ai suoi avversari. Beh, qui interessante, il Jay che lo ripaga con la stessa moneta, Inve però se la sa applicare, ne sa anche fuggire. Conosce bene come uscire da queste prese. Sa tutto di caviglie e dintorni Nico Inverardi, infatti è già in piedi. Esatto, anch'io ne so qualcosa perché nel nostro match singolo con Inverardi ho provato all'inizio ad andare alla pari con lui con la lotta, ma devo dire la verità, Inverardi è un vero mostro con la lotta a terra. Il sistema li adora entrambi. Spero che da casa si senta che il pubblico è letteralmente indiavolato per i due atleti. Jim, mi viene da infervorarmi anche a me. Sì, è accesissimo per questo match il training center. E qui, attenzione, Jay tenta di guadagnare il vantaggio. Head of the takedown. Ancora il lucchetto alla testa ripreso da Inverardi che cerca ancora di andare giù alla gamba. Cleary non si fa sorprendere, un piccolo stiramento, no, Inverardi che lo riprende. Velocissimi, 1-1-1-1. Riesco 1, a stare 1, 1. Dietro, Jim. Ancora, il Jay lo porta giù, 1-2, Inve però in ponte. Sale su, meraviglioso, magistrale, ancora Inve. Schienamento. E 1, e 2, Inve vicino, più vicino in questo caso. E poi ancora il Jay tentava un calcio, ma Inve dice no, no e no. Inve ce l'ha però questo vizietto di fare così con quel ditino, Cosa avrà voluto dire? Non possiamo dirlo. Ancora una volta, centro del ring, LJ e Nico Inverardi. E qui si respira un po' di zucchero anni 80, devo dire la verità, questa musica che mi fa anche già un po'. Qui c'è una diatriba musicale. Esatto. Tu che sei... E ora però si parte, guarda qua che colpo. Beh, se lo chiamano lo spacca ossa, un motivo c'è. Difatti parte forte Nico Inverardi. Anche la mascella infatti ha delle ossa e Nico vuole spezzare anche quello. Attenzione qui è Jay, cade male. Inverardi cerca di approfittarne ma... Beh, ha appoggiato male la gamba. Ma proprio lì, ma esattamente lì. Qui il match si è acceso tutto ad un tratto. Inverardi è come uno squalo che ora vede il sangue e ci infila i denti fino in fondo. Approfitta di un errore di LJ Cleary che appoggia male la caviglia. Beh, e adesso si mette male per l'irlandese. Inve non gli lascia nemmeno un millimetro di spazio. Attacca fitto alla gamba. Questo fa male, Bongio. Un piccolo splash, esatto. All'inizio addirittura LJ Cleary mi dà l'impressione di milcare, di voler trarre in inganno Inverardi, ma quando l'ho visto poi invece veramente in difficoltà ho detto, oh cavolo, vorrei Inverardi parte con le sue mosse del destino, un po' come faceva Bret the Hitman Hart, i colpi alla gamba. Mamma mia, hai sentito come ha suonato questo calcio di Nico Inverardi? Mi si è arrizzata la pelle anche a me sulla schiena. Veramente impressionante il lavoro di Nico. Ora... Bongio, in questo torneo ci sono davvero i migliori atleti della SIW, Esatto. Ricordiamo che
Buongiorno. Miss di Inverardi, certo. Ci sono migliorati della SW. Della SW, sì. Ragazzi, ho bisogno di un po' d'acqua perché qui la colla mi si secca con tutta questa azione. Eccola qua, buongiorno. Nel frattempo non c'è acqua né per LJ né per Inverardi, che continuano a lottare, vanno da una parte e dall'altra. E Inver lo sbalza via e poi con un dropkick giù dallo schienamento. È uno, è due. Con un colpo di barbarica potenza, Inverardi stende il J-Kiri. Che roba, Inver, che roba. Ricordiamo che vince questo match, vola contro Jordan Connors in semifinale. E invece sarà uno tra Darko e Ivan Lacroix a raggiungere il mio ospite al commento di stasera, il semplicemente irresistibile, buon Giovanni. Non vedo l'ora di vedere anche l'altro match, ma ora la mia attenzione è tutta su questo match, perché stanno dando una grandissima prova, perché in realtà se io riuscirò a superare il mio prossimo avversario, o Darko o il bulgaro, potrei potermela vedere con uno di questi ragazzi. Eh sì, nella gran finale, quella che stabilirà chi andrà a Colossal in un match per il titolo italiano. Che botte di Inver. Cavolo. Si sta caricando Inverardi. La rincorsa va all'angolo, fermato. Prende la gamba, là. Dragon Screw. Ancora la gamba, fa crick, crack. Che roba. E uno, e due, soltanto due, conta Giulia Lucchesi. Inverardi, tassello dopo tassello, sempre più vicino alla ma vittoria. Ma il J-Clear quasi di carattere, una ciò, come dire, non ci sto. E non ci sta nemmeno Inverardi, infatti. Si picchiano davvero forte questi due, l'uno sull'altro, l'altro sull'uno. Ancora la gamba, quella, tutte le strade di Inve portano all'ankle lock. Ed è proprio in quella direzione che sta andando. La gamba di LJ duole Bonjo. Esatto, la gamba si torce. In questi casi, Gib, so di per certo che devi cercare di scrostartelo di dosso il più velocemente possibile. Se LJ riesce a connettere nonostante la gamba, che infatti ora comunque si fa sentire, ma getta il cuore oltre l'ostacolo con uno springboard dropkick. Un impeto di LJ che con uno springboard riesce a scaraventare Nico Inverardi fuori dal ring. E adesso questa situazione inaspettatamente cambia le sorti del match, Bonjo, perché esatto. Il vantaggio è stato di Inve per diversi minuti, voglio dire, e adesso il vantaggio ce l'ha LJ, padrone del ring, nonostante il dolore alla gamba. Sì, io direi più una sensazione quasi di parità, perché anche LJ Cleary è molto molto indebolito alla gamba. Inverardi si sta piano piano rientrando nel ring. Accetta anche sicuro subito dalla gamba. Inve non perde un secondo. È subito in colloca. Vuole ribaltare a sua volta. Finisce all'angolo, però alla peggio Inverardi da questo attacco. E allora ancora LJ lo sbatte a terra di faccia. Fa male. Poi dritto sul braccio, nonostante il dolore alla gamba. Ancora sul braccio. Qui, esatto, getta ancora il cuore oltre allo spagolo. Oh là là. Spezza, breaker. Esatto, è uno, è due. Non ho eseguito perfettamente, Gib, se ti posso dire, perché il dolore della gamba si faceva sentire. Infatti la schiena di LJ era sulla pancia di Inverardi. Molto probabilmente con la gamba messa meglio avrebbe messo segno uno schienamento più indicato. Attenzione, chiamala Canadian Destroyer LJ Cleary. Come farà con quella gamba? Ci prova però, non si fa ingannare. Lo sovrasta facilmente Nico Inverardi, lo porta giù e scivola verso l'incollo. Qui errore, errore del Jay. Buongiorno. Il Jay qui doveva scavare la strada ancora un altro proprio per trovare una mossa così difficile, così sì. Con una preparazione così importante. Riesce però. E qui attenzione, presa al braccio. Qui il Jay la gioca bene invece, la gioca benissimo. Esatto, Inverardi sembra soffrire molto il braccio. Infatti lo vedo con una faccia molto molto sofferente. Potrebbe cedere Inve. Attenzione, chi va in semifinale? Corde. Giulia molto molto attenta subito ad ogni possibile scorrettezza o ad ogni possibile momento in cui c'è da entrare in campo per far valere la propria autorità. E allora ancora Inverardi qui torna su con un super kick della Madonna. E poi un German che potrebbe buttare giù un palazzo. Lo schienamento è uno, è due, ulala. I
qui ho cominciato a credere di dovermi scaldare per affrontare Inverardi magari in finale. Bongio, come hai fatto a sconfiggere Inverardi? Come hai fatto ad affrontare Inverardi alla pari? Quando Inverardi accelera fa paura. Inverardi è veramente un fuoco e non c'è una vera e propria tattica per cercare. Mamma mia, che colpo! Come ti dicevo, Gibbo, non c'è una vera e propria tattica per cercare di scardinare le difese di Inverardi. Ha sempre una mossa pronta. Quando tu fai una cosa, dici, ecco, è il momento. E anche il Jake Leary si sta delineando una tattica molto chiara. E il Jake Leary punta al braccio di Inverardi. Inverardi punta alla gamba di Jake Leary. I colpi sono sempre più duri, le strategie man mano cadono, come spesso succede quando la stanchezza entra in gioco e i due hanno subito tanto. Chi vola in semifinale contro Joseph Connors nel Systems World Tournament? E Jake Leary ha battuto! Qui siamo alla fine, qui siamo alla fine! Ma Jake Leary, un calcio incredibile alla faccia di Inverardi! Canadian Destroyer! E uno! Due e tre! Incredibile, veramente incredibile, Jekyll. Un'alimentazione corretta e bilanciata è la chiave per l'ottenimento di un corpo virtualmente perfetto. Il codice sconto SIW10 vi permetterà una gestione più oculata delle vostre finanze. Hai ragione, Bongio, hai esattamente ragione. Come ha fatto Inve, come ha fatto a resistere a una Canadian Destroyer di AJ Cleary? Aspetta, Jim, ma io voglio concentrarmi sul il cuore di AJ Cleary, che riesce a connettere finalmente con la Canadian Destroyer. Infatti il pubblico gli ha tributato un incredibile applauso e un incredibile coro. Ne vuole un'altra. No, cerca di salire sul paletto, mossa molto, molto rischiosa. Attenzione, allora ho interpretato male il suo segnale. Cosa vuole fare il Jay? No. La gamba cede. Ulala, che ginocchiata. Inve. Lo porta giù, Inve. Cola come uno squalo, la transizione. E poi cerca l'Arbar, cerca di staccargli il braccio. Che match intenso, Bongio. Può succedere di tutto. E si attacca invece alla gamba. Transizione che abbiamo già rivisto. Ma non ci stanchiamo mai di vedere di Inverardi. E in colloc. Respitto. Torcia ancora. Si rimette giù. Attenzione, poi. E in colloc come una condanna. E va giù. E cede. È finita. Inverardi passa, vince il match. E allora, Nico Inverardi contro Joseph Connors, questa la prima semifinale ufficiale del System World Tournament. Bongio, che spettacolo! È vero, un incredibile spettacolo, ma la gente comunque non smette di cantare per CJ Cleary, segno che ha fatto breccia nel cuore del sistema. E allora vediamo Cleary che mette in esposizione la sua gamba come per farla respirare di più, come per dargli un po' più di conforto. Allora, un bellissimo momento questo qui. Inverardi stretta di mano, scorributa, molto bravi, rispetto assoluto, signore e signori, il wrestling SIW. Grazie, Bongio, per essere stato con noi. Grazie.